Scorriamo un po' la storia, Massimo. Passati 4 anni fondamentalmente da quando vi era stata promessa. Sì, sono passati 4 anni, 4 anni che, quando ho scoperto che la chiesa di la Basilica di Colemaggio era stata restaurata con 12 milioni di euro e non c'era la possibilità di accedere alle persone con disabilità in carrozzina. E sono rimasto malissimo, ho provato a capire e praticamente la risposta è stata che ce ne siamo dimenticati. Questa è stata proprio la risposta molto spontanea. Da 4 anni siamo in attesa che finalmente si faccia questo scivolo, ma purtroppo tuttora ancora non c'è. Occasione mancata con questa edizione, secondo te? Un'occasione mancatissima ormai da anni, perché non è solo il problema mio o dei disabili aquilani, che ormai lo sanno che non è accessibile Colemaggio. Il problema è che frequentemente mi chiamano persone con disabilità che vengono da fuori. L'ultima persona veniva da Trieste, una donna, che non è potuta entrare alla Basilica di Colemaggio. Quale immagine diamo noi di questa città? L'accoglienza? Celestino accoglie? Per cui ci sono una serie di problemi Però mi abbastanza. ricordo che un iter era iniziato per tutto questo. Come si fa a parlare di dimenticanza? Ricordo, insomma, tutti contenti, baci, abbracci. Esatto, perché io per principio mi fido di quando mi dicono le cose. Allora il problema, il progetto è stato fatto, Beh, è finanziato è questo progetto. finanziato, è stato affidato alla ditta. Il problema è adesso in fase di esecuzione, ma ormai da diversi mesi. E poco prima della perdonanza, il cantiere, il cosiddetto cantiere aperto, è stato rivestito da un telo nero per nasconderlo fondamentalmente. Il problema è un problema che si rimbalzano fra comune e sovrintendenza. Il comune dice che la sovrintendenza gli fa troppe prescrizioni, la sovrintendenza dice che il comune non esegue le prescrizioni. Comunque, il problema è che sta tutto lì fermo ormai da mesi e le persone non possono entrare nella basilica. Ecco, una soluzione tampone per questi giorni, quale potrebbe La essere? soluzione tampone, diciamo, è stata trovata, è quella che l'anno scorso trovò l'ex assessore Vittorio Fabrizi, che era quello di uno scivolo provvisorio, è stato poggiato lì. Il problema grosso, tecnico, diciamo, se è un problema tecnico, è che la Basilica di Collemaggio, il portone, è a scendere, cioè quando si entra a Collemaggio non è una scala a salire, scende, di conseguenza lo scivolo va tolto ogni sera, altrimenti il portone non è abbattente e non si chiude. Questo è il problema tecnico. Allora è stato risolto con un problema, con un accorgimento tecnico, che praticamente la sera si preme un bottoncino e lo scivolo si abbassa e si può chiudere il portone. Però questo sembra che sia alta ingegneria spaziale. In 4 anni si va su Marte e si ritorna pure. Purtroppo lo scivolo a Collemaggio ancora non c'è. Al contrario di tantissime altre strutture monumentali in Italia, posso citare la Cappella di Scrovegni a Padova, gli stessi Musei Vaticani, altre chiese o monumenti che sono in Italia, che sono perfettamente accessibili con tutte le tecnologie più Ma avanzate. questo vale anche per le altre chiese dell'Aquila, insomma, anche altri posti, secondo te? Ci sono, allora, il problema non è tanto il problema delle chiese che in qualche maniera si trova la soluzione. Per esempio a San Silvestro è stata trovata una soluzione, uno scivo laterale in pietra, si è risolto immediatamente la problematica. Il problema è quello che sarà, che ci aspettiamo al di là della Basilica di Collemaggio oggi, è l'accessibilità alla città quando verranno fatta la pavimentazione, quando gli edifici pubblici verranno riconsegnati. Lì è da fare la battaglia vera sull'accessibilità. È quello che mi preoccupa, che è quello. Senti, tu stai tuonando oramai da settimane sul tuo profilo social. Si è fatto sentire qualcuno nell'amministrazione? Hai parlato con qualcuno? Purtroppo no, l'unico contatto che ho col disability manager del comune che ci siamo sentiti, anche lei si sta attivando su questa problematica, ma diciamo legata ad altro ufficio, non al suo. Altro non ho sentito ormai dall'anno scorso. L'ultima persona che mi ha contattato è stato l'assessore Fabrizi, ex assessore ormai Fabrizi.